Palazzo San Giacomo Napoli, questa mattina il sindaco e l'assessore Gaeta presenteranno la consulta per l'integrazione. A questa consulta parteciperanno, praticamente a questo tavolo parteciperanno tutte le associazioni distribuite sul territorio. Seguite il servizio. Siamo molto felici, devo dire, di essere qui oggi a presentare la consulta degli immigrati a cui abbiamo lavorato, devo dire, per tanto tempo in sede di tavolo sull'immigrazione che abbiamo istituito ormai da quasi 2 anni, ma soprattutto che la società civile, oltre che l'amministrazione, ha voluto fortemente. Lei ha parlato più volte, parlando con altri clienti, di paura. Ha pensato alla paura che ingenerano certi fattori di altissimo rischio? Penso al sindaco di Castelvolturno, che si è arreso, ha lanciato un appello terrificante dicendo: la mafia nigeriana ormai è padrona di Castelvolturno. Quanto la consulta può aiutare quel sindaco? Poi penso anche a Via Firenze, il quartiere Vasto, che è nelle mani di, e noi abbiamo fatto moltissimi servizi, perciò mi permetto dirlo, nelle mani di trafficanti di droghe e anche di donne di colore. Ma credo che lei abbia usato esattamente la parola giusta, ha parlato di mafie, poi toglierei per un attimo la parola mafia nigeriana. Allora, no, noi dobbiamo, esiste la mafia, esiste la mafia. Faccio un attimo un discorso un po' più ampio. Esiste la mafia e la mafia va contrastata. Va contrastata con gli strumenti di legge che pure noi abbiamo, che devono essere previsti, per cui non si devono assolutamente pensare a sconti, no, da poter fare a nessuno. Stiamo parlando però di un ambito di criminalità. Di criminalità organizzata, di delinquenza, di violenza, che è un altro ambito rispetto a quello che noi invece stiamo portando avanti. La criminalità va sempre condannata e va sempre perseguita. Questo però non vuol dire che la criminalità si possa associare automaticamente ad un'etnia, ad una razza, ad una... Assolutamente no, però i due pesi e due misure lo vediamo con le sentenze della magistratura. Io non vorrei mai due pesi e due misure, io vorrei invece, questo però sarebbe un po' da dimostrare, diciamo così, però in ogni caso, quello che noi dobbiamo condannare è sempre esattamente questo. Dobbiamo invece favorire quella che è l'integrazione, ma intesa come incontro di culture. Noi oggi parliamo di una consulta che riguarda evidentemente le comunità che vivono a Napoli e che hanno contribuito non alla violenza, non al degrado, ma hanno contribuito allo sviluppo, alla crescita della nostra città. Questo è quello che è emerso molto spesso in ambito di confronto al tavolo dell'immigrazione. Giustamente le comunità che vivono a Napoli da tanto tempo e che si sentono appartenenti anche a questa città, a questo paese, rivendicano il loro diritto ad essere presenti anche nella programmazione, nel confronto, nel pensare anche come noi vogliamo potenziare anche i livelli di sicurezza. I livelli di sicurezza però non si potenziano con un atteggiamento securitario. Si potenziano attraverso un'inclusione vera. Ora io credo che si debba essere molto chiari nel condannare determinati comportamenti, quindi farei una netta distinzione tra le due cose. Credo però che l'accoglienza che si sta facendo nei centri di accoglienza straordinaria favorisca esattamente quell'illegalità. Quello che noi invece proponiamo è un'accoglienza mirata, è un'accoglienza che guardi alle persone, che integri le persone e che quindi le renda automaticamente parte di una società più sicura. Assessore, mi scusi, lei ha parlato con imbarazzo di Jussoli. Non si corre il rischio di regalare un bacino di voti a una determinata parte politica anche in mancanza di conoscenza della lingua, della Costituzione italiana? Regalare la cittadinanza a persone che non sanno neanche geograficamente dove si trova, non lo trovo ancora più imbarazzante? Allora, io ho lavorato per oltre 15 anni con bambini e adolescenti e quando nascevano non sapevano dove si trovavano. Non sapevano che cosa significava destra, sinistra, i partiti, lo hanno imparato crescendo. Lo Ius Soli è legato proprio a questo, bambini che nascono qui e che devono avere il diritto di avere una cittadinanza. Quindi la cittadinanza è quella che si costruisce, starà alla politica orientare secondo la migliore gestione.
quei bambini che nascono qui hanno diritto. Quindi gli Stati Uniti sono una nazione fascista, perché non lo applicano assolutamente. Ma io non ho detto fascista, ho detto che non lo condivido. Siamo una città antifascista. Quindi chi non condivide, non una città, noi siamo un paese antifascista. Quindi chi non condivide questo. Per fortuna non esiste il bianco e il nero, esistono mille sfumature, esistono delle posizioni, esistono dei processi di cambiamento. Io non credo nei cambiamenti repentini, ma nei processi. Di sicuro so che quando si toglie un diritto ad una persona, quella persona sarà molto più pericolosa, tra virgolette, rispetto a una persona che invece ha i suoi diritti, li rispetta e che quindi rispetterà anche i suoi doveri. Grazie. Sindaco, hai messo il dito nella piaga parlando praticamente delle lobby, non si può negare se ti riferivi a quello. Come si possono combattere dal tuo punto di vista? Da quale punto di vista? Lobby delle armi, italiani che vendono. Le lobby sono tanti, ma chiaramente nel parlare di rifugiati, della tragedia delle migrazioni, vedo l'assenza del dibattito sulle cause di tutto questo, che sono sicuramente le guerre ingiuste, le disuguaglianze nel mondo, i tanti traffici d'armi che si fanno. Questo è un tema di cui non c'è, pochi ricordano che l'Italia è il primo paese da questo punto di vista per fornitura di armi, il primo paese dell'Unione Europea. E quindi è un tema che scompare dall'agenda politica. E poi l'Italia in particolare, il Mezzogiorno d'Italia ancora di più, vive il tema dell'accoglienza, dell'integrazione e della solidarietà. Napoli in questo va in controtendenza, di fronte al vento del respingimento, qui la solidarietà è molto forte e lo si fa in modo non solo umanitario, ma lo si fa con strumenti anche giuridici, con strumenti amministrativi, come oggi che abbiamo presentato la consulta dell'immigrazione, che è un atto in cui tutti insieme, tutte le persone della nostra città, stranieri, immigrati, associazioni, terzo settore, istituzioni, stanno insieme per un'integrazione che veda le persone non divise dal colore della pelle o dalla provenienza, ma tutte persone che devono avere gli stessi diritti, ovviamente gli stessi doveri, e devono partecipare alla vita di una comunità che è la nostra città. Quindi un ulteriore strumento che va in controtendenza rispetto a chi non ha il coraggio di riconoscere diritti che sono sanciti nelle costituzioni democratiche di tutto il mondo, oltre che negli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Siamo in compagnia con una serie di rappresentanti di importanti associazioni culturali e anche operative sul territorio cittadino. Cosa pensate che possa dare in più il tavolo e la consulta? Sicuramente il tavolo della consulta porterà un maggior esempio per noi, per poter dare il meglio a tutte le persone che sono qua in Italia. Ma soprattutto vorrei che tutte le associazioni potessero camminare insieme, perché solo camminando insieme possiamo fare delle belle iniziative. Grazie. È una speranza di possibile collaborazione, dove le associazioni delle persone immigrate fanno qualcosa per loro insieme con le autorità. Il tavolo ci darà molta integrazione e soprattutto molta partecipazione democratica, un po' di voce per tutti. Sono d'accordo, è la possibilità di avere una partecipazione più democratica e dargli a ogni cittadino, ovunque viene, la possibilità di partecipare nella vita della città. Permetterà una condivisione di competenze per un sviluppo sostenibile. Si sono appena conclusi i lavori della consulta, è stata presentata in conferenza stampa questa mattina questo nuovo strumento a disposizione delle associazioni extracomunitarie prevalentemente, per agevolare l'integrazione ma anche gli scambi culturali.